Uno dei, dei vantaggi di, che accennavamo stamattina di Bitcoin è che ha un limite di 21 milioni, cioè è volutamente anti-inflazione. Quindi, volutamente viene fatto per evitare un'inflazione, perché ha un numero limitato di Bitcoin esigibili. Molte altre cripto invece non c'è questo limite. Quante ne vuoi? Mettine dentro un po', perché è vero che c'erano gli hackers che attaccavano queste cose qua, ma è anche vero che tutte quelle che chiamiamo stamattina le stable coin, cioè quelle che dicono io ho 10.000 euro in banca, quindi posso emettere 10.000 euro, 10.000 mottolino coin. Il problema reale è che tu abbia quei 10.000 euro in banca, perché poi dopo, cioè all'inizio era no, devi avere 10.000 cash o liquidi, poi no, vabbè. Facciamo che ne hai 5.000 cash, ma 5.000 in proprietà. Ma che tipo di proprietà? C'è una cosa... no, proprietà. Poi vabbè, ma non sono neanche proprietà. Facciamo che ne hai 2.000 di cash, 2.000 di proprietà e 2.000 di altro, e 2.000 di altro ancora che non si sa bene. Quindi quando questa cosa perde, diciamo, limiti, cosa succede? Shitcoin, implosione, tutto.